Salve e benvenuti a Playmo City. O almeno nelle vicinanze di Playmo City. Beh, dove si va? Che buio. È piuttosto umido. Sento qualcosa. No, non salgo! Scordatelo, Fisheye! Mi è bastato quel giro in elicottero. Non stare l'impalato. Il mio vecchio amico, il professor Carl Chili, mi ha invitato. Vuole mostrarmi la sua incredibile catapulta di ghiaccio, in grado di congelare tutta Playmo City. Non vorrei mica perdertela, vero? Come? Tutta Playmo City? Anche il deposito dei rottami? Cosa? Certamente anche il deposito dei rottami. Andiamo adesso, basta con le chiacchiere. Non vogliamo mica fare tardi a un invito del genere. A un invito del genere preferirei non rispondere proprio. Come, scusa? Intendo dire, no, non vorremmo mica fare tardi. Oh cavolo, questi super criminali non hanno tutte le rotelle a posto. Hai detto qualcosa? No, no, niente. Artico, arriviamo! Rotta verso l'Artico, via! Miei cari ragazzi, le cose non sembrano andare nel verso giusto. Un incontro di supercriminali tra i ghiacci dell'Artico, con un tizio che vuole congelare tutta Playmo City con la sua catapulta di ghiaccio. Sarebbe il caso di mettere in guardia gli abitanti di Playmo City. Chiediamo aiuto a Mr. Parker. Ma dov'è? Ora però non è il momento. Stiamo tenendo un colloquio padre-figlio davvero serio, per così dire. Robert sembra stia attraversando una specie di pubertà. Devo agire con fermezza. Robert, perché non vuoi andare a scuola? Pensavo che fosse divertente per te. Certo che la scuola è divertente. Allora perché non vuoi andarci più? Ma io ci voglio andare a scuola. Hai appena detto che non vuoi andarci. Probabilmente un altro errore di programmazione. Non capisco. Beh, allora ti porterò nel mio ufficio e vedrò cosa possiamo fare. Potremmo magari dare prima un'occhiata alla mia classe? Ho la sensazione di capire cosa sta accadendo a Robert. E non ha nulla a che fare con un errore di programmazione. Ma piuttosto, aspettiamo e vediamo. E scopriamo nel frattempo dove sono finiti Eddie e Captain Fisheye. Aiuto! Siamo sicuri di essere al sicuro nel guscio di questo sommergibile? Naturalmente, il sommergibile l'ho progettato io stesso. Oh no, anche questi pesciolini e questa catapulta di ghiaccio, voglio dire, come fa a congelare? Non lo so! Ah già, beh, ci sono telefoni nell'Artico? E il wifi? Che razza di domande sono queste? Via, togliti di mezzo, lumaca di un capodoglio! E torneremo a Playmo City con questo Chili o ci seguirà dopo? Comincia a darmi sui nervi con queste domande. Certo che torneremo con lui. Voglio esserci se congeliamo Playmo City. Comunque si chiama Chill, professore Carl Chill. Pesce puzzolente, che cos'è quello? Accidenti, ancora una volta ci è andata bene. Abbiamo quasi fatto la fine del Titanic. All'epoca, la HMS Titanic era la nave più grande al mondo nel suo viaggio di inaugurazione dall'Inghilterra al Nord America. Tuttavia, si scontrò con un blocco di ghiaccio il 14 aprile 1912. La nave affondò in 2 ore e 40 minuti. Poiché il numero di scialuppe di salvataggio era insufficiente, molte persone perirono. L'affondamento del Titanic è considerato uno dei più grandi disastri della navigazione. Wow! I due furfanti sono stati di nuovo fortunati. Sono curioso di scoprire cosa farà Eddie adesso. Ma probabilmente vorrete prima sapere come prosegue la storia con Robert e Mr. Parker. Cosa stai facendo?
voglio solo sapere se sta dicendo qualcosa. Chi? Beh, B25 Alfa. Ah, l'ho appena assemblata. È stato davvero un grande lavoro. Ho preso un modello molto vecchio e ho revisionato completamente gli interni. Oh sì, ha le antenne più belle del mondo e quando mi guarda ho la sensazione che le mie batterie si stiano bruciando. Talmente sento caldo dentro di me. Non riesco a dire niente vicino a lei, come se tutti i dati si cancellassero non appena la vedo. Cosa? Accidenti, capisco. Questo non è affatto un errore di programmazione. Questo è amore. Lo sapevo. Sì, questo è quello che succede quando all'improvviso si provano dei sentimenti. Beh, almeno Mr. Parker non dovrà più riprogrammare Robert. E poiché questo enigma è stato risolto, possiamo andare a dare un'occhiata e capire cosa sta succedendo tra i ghiacci. Benvenuti nell'attico, miei malvagi ospiti. Ti saluto, mio carissimo collega. Che gioia per me essere qui. Oh, è davvero spaventoso. Oh, certo. Con questa passeremo un Natale sul ghiaccio. Questa stupida festa dell'amore. Non c'è bisogno di Playmo. Accidenti, Natale. Stavo iniziando a pensare che volessi ghiacciare tutta Playmo City. È chiaro che voglio farlo. Intendo fare un'imboscata a Babbo Natale e congelare tutto quello che assomiglia al Natale. Ma Babbo Natale non abita proprio qui, al Polo Nord. Esatto, per questo lo coglieremo di sorpresa. E io che pensavo cercassimo di andare su Marte. Ora stai zitto e non intralciare i miei piani. Oh oh, Eddie deve inventarsi qualcosa se vuole salvare la sua Lily e il deposito dei rottami o magari tutta la città. I poveri abitanti di Playmo City non hanno idea del pericolo che corrono. Al contrario, sono di ottimo umore. E Robert è veramente innamorato. Che magia. Oh, guarda, la carrozzina è bellissima. Esatto, è anche un bravo autista. Potrei montare un motore elettrico e un'unità di elaborazione autonoma. Poi aziona tutto da solo. Dovrei solo... No, tesoro. Spingeremo noi la carrozzina. Ok. Lo pensi davvero? Beh, forse hai ragione. Comunque, Cosa stavo per dire? Sì, sai, non capivo che cosa avesse Robert finché non siamo passati davanti alla sua classe. Avete già parlato? Oh, sì, mi ha detto che ho sbagliato a scrivere beta. Sembra estremamente romantico. Sì, lo penso anch'io. B25 Alfa non può essere romantica. Anche lei ha bisogno di sentimenti. Papà deve programmarla. Oh no, l'intero disastro sentimentale ricomincerà da capo. Sì, non è una cattiva idea. Inoltre, Mr. Parker adesso sa come programmarla correttamente. Beh, lo spero. Un like per Mr. Parker.